Segnale News. Dunque è sempre caldo il fronte relativo all'avvertenza Frusinate, vogliamo fare un po' il punto della situazione, anche perché c'è una notizia che vuole il prossimo 23 settembre finalmente un tavolo di confronto nella sede distaccata della Regione Lazio qui a Frosinone. Di questa notizia vogliamo parlare con uno dei rappresentanti di Vertenza Frusinate, proprio Gino Rossi. Benvenuto Gino. Buongiorno. Allora Gino, una notizia che per voi rappresenta cosa? All'indomani anche di un'altra notizia, la firma, il riconoscimento finalmente dell'area di area di crisi complessa della provincia di Frosinone. Sì, per quanto riguarda Vertenza Frusinate, come sappiamo sono 2 anni che sta portando avanti questo problema, il tema del lavoro, della disoccupazione, che in provincia di Frosinone non riesce a vedere ancora, diciamo, una luce in fondo al tunnel. Questa notizia che a noi è arrivata, abbiamo sostenuto con forza questo stato di crisi del territorio, perché è uno strumento che per il territorio avrà. Adesso dobbiamo vedere come si pone anche tutte le istituzioni, la politica di fronte a una firma così importante. Il riconoscimento dello stato di crisi complessa del territorio è stato uno, per noi un cavallo di battaglia, perché chiaramente abbiamo visto che nuovi sviluppi per quanto riguarda questa provincia, per il lavoro, nuove aziende, non se ne vede luce. E allora questo strumento adesso dovrà veramente essere valutato con attenzione, soprattutto a chi rappresenta questo territorio. Dico questo perché noi abbiamo avuto un'esperienza, non felice per quanto riguarda l'accordo di programma, un altro strumento importante per il territorio che adesso ancora non sappiamo più, questo strumento che fino ha fatto. Allora non vorremmo che anche questa volta il territorio non sa cogliere questa opportunità, un'opportunità importante, e allora noi auspichiamo che il 23, l'incontro del tavolo che la regione si appresta a fare qui a Frosinone, deve avere dei chiarimenti, perché anche a luce di quello che noi abbiamo letto sui giornali, abbiamo sentito nelle TV, abbiamo che altre delle ombre. Perché quando si parla di cassa integrazione in deroga, noi vorremmo capire, qui c'è un problema per quanto riguarda invece la mobilità in deroga, perché tante persone, tante famiglie, tanti lavoratori non è che sono in cassa integrazione in deroga, sono in mobilità. Una volta finita la mobilità dovrebbe scattare questa mobilità in deroga. Le famose 500 euro che si paventano per quanto riguarda il lavoro di pubblica utilità, vogliamo capire con chi è che deve gestire tutti questi fondi e come verranno messi a disposizione del territorio. La notizia non è che la possiamo cogliere con stappando le bottiglie di spumante, però è un segnale positivo. Io penso che si inizia un nuovo percorso per quanto riguarda la società. Ecco, un nuovo percorso che questa volta vi auspicate possa finalmente concretizzarsi. Voi avete anche fatto delle proposte, continuate a fare delle proposte che come si conciliano con quelle che invece sono state fatte recentemente e che ci hai appena enunciato tu? Allora, le nostre proposte di Vertenza Frusinate ormai sono anni che noi abbiamo delle proposte. Noi abbiamo prima di tutto e soprattutto la nostra battaglia per riavere il lavoro. Cioè noi ormai a questa età noi vogliamo il lavoro, vogliamo la nostra dignità, però sappiamo che il lavoro non è che si crea con la bacchetta magica, il lavoro si crea con delle politiche industriali, di sviluppo del territorio, ma soprattutto aiutare le imprese a venire a investire in questo territorio. Abbiamo chiesto un sostegno al reddito a quelle famiglie che oggi si trovano senza lavoro e senza reddito. Io qui posso dare alcuni dati. Già 350 ex lavoratori Videocon, ma lo stessi lavoratori della Ilva, gli stessi lavoratori della Marangoni che si trovano oggi senza lavoro e senza sostegno al reddito. Ma questo voglio aggiungere che sarà una nostra battaglia, che a giugno prossimo altri lavoratori rimarranno senza reddito e senza
diciamo, è senza lavoro. Ecco perché questo, diciamo, questo percorso nuovo, queste notizie che arrivano, secondo me sono notizie che dobbiamo cogliere veramente con una squadra forte. Io vorrei fare un appello alle istituzioni, ai politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali di cogliere veramente questa opportunità, perché la società veramente ne ha bisogno. E allora vedremo dunque il prossimo 23 settembre, tavolo di confronto in regione, nella sezione distaccata qui a Frosinone, sulla vertenza Frusinate. C'è davvero tanta carne al fuoco, tanti gli argomenti, tanti temi che saranno trattati. Ci auguriamo ovviamente che si possa arrivare a qualche definizione positiva per i lavoratori, per coloro che invece non hanno più, per la verità, il lavoro. Grazie a Vertenza Frusinate, grazie a Gino Rossi. Grazie a voi, voglio. È tutto. Segnale News.